Martedì 29 settembre ci troviamo a Torino per un workshop di info progetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Si parla di architettura in legno. Inevitabilmente abbiamo parlato anche di sostenibilità e allora cerchiamo di capirne di più attraverso la voce degli esperti del settore. Questo momento di incontro anche con i progettisti e le proprie aziende, quanto è importante? Per noi come aziende sicuramente è un punto fondamentale, nel senso che ci permette di avere dei contatti con degli studi di progettazione, degli architetti che sono alla fine i nostri principali collaboratori, nel senso che noi andiamo poi a costruire, a realizzare ciò che loro progettano. Quindi entrare nel merito di quello che può dare una costruzione in legno è per loro un motivo di aggiornamento professionale, ma per noi è davvero il punto di partenza. Sono circa anche qui una decina di anni che iniziative come queste stanno portando a far conoscere soprattutto i progettisti, quindi la formazione a livello culturale e quindi anche la manualistica, il software per gli ingegneri aiuta moltissimo alla diffusione di questo splendido materiale. Questo tipo di convegni possono essere utili anche per far conoscere questo materiale in maniera più importante? Pensiamo proprio di sì, l'idea di partecipare per cercare di aggiungere le nostre piccole esperienze al bagaglio che gli architetti, gli studi di progettazione già hanno, mostrando le caratteristiche che magari ci differenziano da altre aziende dei nostri prodotti. Sono molto importanti per un fatto che si riesce a far conoscere, si riesce a proporre al professionista quelli che sono i prodotti nuovi, quelli che sono i prodotti migliori, quelli che possono andare a scontrare nelle varie esigenze di tutti i giorni. Questo è innegabile, l'utilità che possono avere incontri di questo genere, anche perché significa, come posso dire, portare un certo genere di conoscenza che non è ancora patrimonio comune di tutti, specialmente per gli architetti magari più giovani che cominciano a affrontare solo ora la professione, a porsi nella condizione di apprendere certe tecniche, certi elementi, conoscere un certo tipo di mercato e poterlo poi applicare nei progetti e nelle realizzazioni che andranno a fare. Sono importanti per le aziende, sono importanti per i professionisti, perché tutti quegli addetti del settore hanno un modo comunque di trovare nella loro città, per carità, senza voler sminuire l'importanza delle grandi fiere, però qui è un momento chiaramente molto più intimo e molto più vicino, in cui i professionisti possono trovare sul posto le risposte magari a qualche cosa che cercano.